È stato il venerdì più bello da quando alleno il Crotone. Con queste dichiarazioni Davide Nicola ha aperto la conferenza stampa pre-Sampdoria-Crotone. Ha giustificato queste dichiarazioni dicendo appunto che la squadra è concentrata al massimo, si allena veramente al massimo, ha curato tutti i dettagli in maniera maniacale, come lui vuole, come lui preferisce, perché evidentemente c'è voglia di impresa, c'è voglia di continuare a coltivare questo sogno salvezza, nonostante insomma quello che è successo nell'ultimo weekend calcistico con la vittoria dell'Empoli. Questo potrà essere un turno favorevole per il Crotone se dovesse riuscire a ottenere i 3 punti in trasferta. Sicuramente sarà una partita chiave, darà un segnale a questo finale di stagione. Ha parlato mister Nicola, prima di lui ha parlato Aleandro Rossi, lo ascoltiamo e poi ascoltiamo le dichiarazioni del mister. Stiamo passando un momento dove raccogliamo quello che abbiamo seminato, perché il gruppo si è compattato, stiamo facendo un bel lavoro. Ti ripeto, l'attacco, cioè la difesa parte dall'attacco, quindi difendiamo tutti e cerchiamo di attaccare e accompagnare l'azione un po' tutti. Quindi adesso stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato, dai. No, vabbè, dai, Sampdoria è una squadra forte, ha tanti punti in classifica, quindi domenica sarà ancora più difficile che contro il Torino. Sappiamo che tanto mancano queste 6 partite, noi penso più di questo non possiamo fare, quindi la nostra compattezza, essere umili come stiamo facendo, però consapevoli che si possono fare punti da tutte le parti. Dispiaciuti perché per come è andata, l'ultimo minuto, un rigore penso che non sta di qui inesistente. Cioè. Non lo so. È influito sulla vostra. No, vabbè, diciamo da meno 3 o quant'era, o addirittura da meno 2, meno 5, quindi tosta. Però noi siamo concentrati a fare il nostro percorso, che è tutto in crescita, quindi domenica ci sarà una partita, la Sampdoria, che sarà difficile. Però ha dato fastidio quel vantaggio all'ultimo, però pensiamo a noi. Diciamo che noi come squadra, se dobbiamo fare i punti, dobbiamo dare sempre tutto. Poi altre squadre hanno dei centri sportivi dove magari riescono a recuperare meglio, recuperare prima. Noi ci adattiamo e ti ripeto, quello che stiamo facendo è una cosa bellissima e cerchiamo di. È normale che con l'Inter abbiamo perso tante energie. Addirittura hanno dato 8 minuti, non mi ricordo, 9 minuti. E quella partita un po' l'abbiamo accusata un po' tutti e quindi c'è stato pure un giorno in meno per recuperare. E domenica, sabato anche è stata una partita dove magari eravamo un po' più lenti sotto alcuni punti di vista, però ti ripeto, non è facile perché abbiamo speso tanto e spendiamo tanto come squadra. Ma penso che in Serie A non si debbano fare questi discorsi, quindi la Sampdoria vorrebbe vincere la partita e scendere in campo per vincere la partita, come noi andremo lì per vincere la partita. Cioè, come risultato indubbiamente sono state positive, perché non avevamo mai fatto 3 risultati utili consecutivi. Le prestazioni ne avevamo già fatte buone anche prima e in questo momento conta la continuità sotto tutti i punti di vista e quindi anche la possibilità di fare un 4° risultato, perché mancano 6 partite, quindi dobbiamo sparare tutto quello che abbiamo. Che stanno diventando morbosi e maniacali come piace a me. Io non accetto nessun tipo di allenamento che possa avere una componente di mediocrità, perché secondo me non serve assolutamente per migliorare. Io sto vedendo in questo momento dei ragazzi che sono cresciuti sotto tutti i punti di vista, dei giocatori che si stanno aprendo le porte per fare una carriera importante. Io non piace mai parlare troppo dei singoli, perché secondo me poi l'espressione massimale dei singoli si trova nel lavoro di gruppo, però essere cosciente del fatto che un giocatore che si pensava non potesse fare il terzino in una categoria come la Serie A, come può essere Martella, vederlo maniacale in qualsiasi cosa che fa, vuol dire che il lavoro nostro è passato come concetto soprattutto, e che le abilità di questi ragazzi non sono solo tecnico-tattiche, ma sanno che nella mente risiede tutti i presupposti, tutti i requisiti per poter diventare uomini e giocatori migliori. Quindi mister, non c'è stato neanche bisogno di motivare i ragazzi, soprattutto dopo insomma, aver perso altri 2 punti dall'Empoli? No, ma noi non li abbiamo persi, li hanno guadagnati loro. È chiaro che
se noi riusciamo a fare quello che stiamo facendo e l'Empoli fa meglio, è giusto che sia l'Empoli. In quel modo non è tanto far meglio, però. Vabbè, ma noi, ripeto, per non dare alibi a nessuno, ed è la cosa migliore, secondo me, la cosa più importante è rimanere concentrati sul lavoro che si fa e sul percorso che devi fare tu. Infatti a me non interessa adesso parlare troppo degli avversari o trovare altre situazioni che io non posso controllare, quindi andiamo avanti così. Può controllare però la partita, come diceva prima, sarà una partita chiave, forse la più importante per il proseguo, perché insomma una vittoria vorrebbe dire molto. È una partita importantissima, perché ne mancano sei alla fine, quindi ogni partita che da qua alla fine passerà, quella successiva acquisirà un'importanza superiore, perché poi non è che hai la possibilità di poter fare un altro girone, magari, perché se no secondo me sarebbe tutta un'altra storia per tante cose, ma direi che in questa partita noi abbiamo la possibilità di, come vi ho detto, i punti possono aumentare o possono ulteriormente diminuire, noi dobbiamo cercare di far di tutto per cercare di farli diminuire dando tutto quello che abbiamo. Dopodiché, quando noi abbiamo fatto, ci stiamo allenando così, quando c'è questa consapevolezza, c'è questa attenzione al dettaglio e la voglia di poter inseguire qualcosa di straordinario, una volta che tu hai dato tutto non è che c'è più molto da dire. Quindi abbiamo capito che mentalmente la squadra c'è, fisicamente invece come arriva a questa partita? Arriva lavorando fortunatamente tutta la settimana senza perdere troppi pezzi per la strada. È chiaro che ci sono sempre delle difficoltà magari legate a alcuni malesseri di stagione o di cambio di temperatura, ma la squadra sta bene, ma tutto parte sempre dalla testa.